Il portafoglio interventi dell'area Nuove Opere Marche è pari a circa 3 miliardi di euro distribuiti in tutto il territorio regionale. In particolare nel nord delle Marche abbiamo un intervento interregionale, un itinerario interregionale importante che è la E78, la Due Mari, cosiddetta Due Mari, che collega Grosseto a Fano, che da solo impegna un importo di circa 2 miliardi di euro. Un altro miliardo di euro è distribuito nella zona centrale delle Marche, a sud delle Marche, per il potenziamento della statale 16 e della statale Salaria. Tra i principali interventi già cantierizzati, possiamo citare nel nord delle Marche, proprio per l'itinerario E78 Fano-Grosseto, l'adeguamento della Galleria della Guinza, che è un'opera in realtà realizzata diversi decenni fa e mai entrata in servizio, e che oggi ricostituiamo per restituirla al traffico con un intervento di circa 130 milioni di euro, che prevede degli interventi di completamento, di realizzazione e dotazioni impiantistiche per collegare la galleria alla rete viaria esistente. Nel centro delle Marche e in particolare nella città di Ancona è in corso un intervento di raddoppio della statale 16. Attualmente la statale 16, nel tratto ampiamente urbanizzato della città di Ancona, è costituita da un'unica carreggiata con una corsia per senso di marcia. Il progetto che stiamo realizzando, dell'importo di circa 250 milioni di euro di investimento complessivo, prevede il raddoppio di 7 km di statale 16, quindi con una realizzazione ex novo di una carreggiata fuori sede e la realizzazione e l'adeguamento ovviamente di svincoli di collegamento con la viabilità esistente, in particolare uno svincolo di raccordo con la statale 76 a nord e il raccordo e potenziamento con l'area ospedaliera della città di Ancona con lo svincolo del taglio a sud. È un intervento impegnativo perché eseguito sotto traffico, quindi con necessità di continui scambi di carreggiata e di limitazioni di traffico per consentire l'esecuzione dei lavori, per la risoluzione delle interferenze, e questa circostanza ovviamente determina un importante impatto sulla popolazione, che viene gestito però da ANAS in collaborazione anche con l'impresa esecutrice, con diffusi confronti anche con gli enti territoriali che collaborano in maniera fattiva alla realizzazione dell'opera. Una volta completato l'intervento, ovviamente si potrà garantire per l'utenza stradale maggiori condizioni di sicurezza, intanto per la separazione fisica dei flussi di traffico, e ovviamente minori tempi di percorrenza con beneficio per le fasi, diciamo, di accesso alla città di Ancona, tipicamente nelle ore mattutine, e di uscita dalla stessa città nelle ore pomeridiane. Altri interventi in corso e di prossimo avvio nel sud delle Marche riguardano l'itinerario della Salaria, dove ANAS è impegnata nella realizzazione di varianti locali al tracciato della Salaria, con la finalità ovviamente sempre di garantire maggiore sicurezza per l'utenza veicolare e minori tempi di percorrenza.